Sei pronto? Aspetto ordini. Sarà facile. Di norma avresti attraversato il Clavering Boulevard, ma ora è dura. Metà della città è morta di peste e l'altra combatte per ciò che resta. La milizia presidia le strade più grandi e ha piazzato muri di luce dappertutto. Se provi ad attraversarne uno ti ritrovi fritto come una patata. Le bande occupano tutto il territorio non controllato dalla milizia. E poi ci sono i tipi strani che vivono ai margini, come Nonna Cencia. È una svitata. Non so cosa sia peggio. A te la scelta. Se vuoi attraversare il Clavering, devi evitare le guardie. L'ultimo si è mosso, mi sembra. Cosa? Sì, il piccoletto. Impossibile. Li ho controllati io stesso. Torna al lavoro. Beh, ora non si muove più. Uno, due, tre... Bene, mandane un altro. Mezza città è morta. Non sopravvivere. Uno, due, tre, essa! Uno, due, tre, essa! Non abbiamo bisogno di gente come te che se ne va in giro armata.
Attenzione, cittadini di Dunwall. Quando passa un mezzo motorizzato o uno Stealthwalker in servizio, siete pregati di sgombrare la zona. I veicoli non rallenteranno né si fermeranno davanti ai cittadini che ostruiscono il passaggio. Spazzatura, spazzatura, tutta quanta. Non puoi perché sei morta. Oggi gli uccellini sono tristi. Se fossi un uccellino lo mangerei. Sì, non c'è dubbio. Attento, corvo. La chiamano Nonna Cencia. Non indovineresti mai il suo vero nome o quello della sua famiglia. Ma un tempo un imperatore ha chiesto la sua mano. I giovani aristocratici si sono sfidati a duello per lei. L'ho vista valutare il loro valore, uno per uno, e lasciarli a bocca asciutta. Poi ha fatto un'altra scelta. Stai andando ad affrontare l'alto sacerdote, il capo di un vasto culto basato sull'odio nei miei confronti. Mi domando che cosa farai. Esci da quella porta. No, 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 no. Che ti ho detto? Il coltello va sempre a sinistra. Tesoro? Sei proprio tu, marito adorato? Ah, la mia vista non è più come un tempo. Hai visto i miei uccellini? I piccoli staranno morendo di fame senza la loro nonna. Uccellini? Qui? Oh, santi numi! Credo di avere di nuovo dei pretendenti, ma non sono buoni come quelli di una volta. Li conosco. Non sembrano nemmeno persone educate. Nonna Cencia, facci entrare. Ah, beh, se ne andranno se tengono alla loro vita. Che seccatura! Tieni la chiave della porta d'ingresso. Pensi tu a quei giovinastri, vero? Se ne sono andati? Facci entrare, nonna! Scommetto che mi sente. È cieca, non sorda! Siamo qui per le spugnature! Ma guarda un po' questo! Non puoi girare per Bottle Street conciato così. Quel costume deve costare parecchio. Potrei regalarlo alla mia ragazza. Forza, prendiamolo! Massacratelo! Tesoro,
Sapevo che mi avresti aiutata con quegli screanzati. Sei così coraggioso. Ascolta, nonna ha un regalo di compleanno per te. L'ho ricevuto dall'esterno e ora voglio donarlo a te. Sali, è di sopra, sulla toletta. Ti farà fare proprio un bel figurone. Ricordi quanto ballavamo? Le nostre feste superavano persino quelle di Villa Boyle. Chiunque voleva esserci. Se fossi un uccellino lo mangerei. Sì, non c'è dubbio. Spero che il mio regalino ti piaccia. È il minimo che possa fare dopo che hai scacciato quei teppisti. Non sopporto i bambini di Bottle Street. Sono tutti dei bricconi. Mele marce. Slack Joe, poi, è il peggiore di tutti. Sai cosa pensavo? Potresti farmi un altro favore. Un favore piccolo. In cambio di un altro regalo. Un'altra bella runa ottenuta dalle ossa di una balena morta. Ricordi il mio dottore, tesoro? Il dottor Galvani? Quello sì che è uno in gamba. Il suo laboratorio è pieno di tutti i tipi di viscere di topo e malattie di ogni tipo. Non sarebbe male se un po' di quella schifezza finisse negli elisir della banda di Bottle Street. Così imparerebbero. Pensaci tu. Ti porterò un altro regalo proprio come il primo. Galvani vive sul Clavering Boulevard. O almeno ci viveva. Che tempi quelli. Sparisci. I miei piccoli uccellini hanno fame. Che tesori. Sono timidi. Finché sarai qui, non si faranno vivi. È solo un raffreddore. Sicuro? Sai che dobbiamo ispezionare. Indietro! Torna indietro o ti taglio un orecchio. Sono chiuso qui! Fatemi uscire! Nessuno? Ehi! Sono chiuso qui! Uscire.
fammi uscire! Ti devo un favore. Non ti chiederò della maschera. Dopo un trucco simile nemmeno io vorrei farmi riconoscere. Sai che ti dico? Mi sdebiterò. Sono Griff. Passa al mio negozio. O meglio, un tempo lo era. Ma ora mi sono ridotto a recuperare oggetti qua e là in questa città moribonda. Se ti serve qualcosa, te la venderò io a buon prezzo. Forse un giorno la peste passerà e tutto tornerà normale. Fino ad allora mi toccherà frugare fra gli scarti. Vuoi vedere quello che ho trovato? Ti faccio un buon prezzo. Attenzione, cittadini di Dunlop. Questo è un annuncio speciale da parte dell'onorevole Lord Reggente. Vi parla il Lord Reggente. Vi informo con riluttanza che il mio incarico è stato prolungato fino al mese dei raccolti e probabilmente oltre. Visto il perdurare della crisi, i sacerdoti dell'abbazia dell'uomo qualunque continueranno a prestare servizio per lo Stato e sono autorizzati a usare lo ritengano necessario per ristabilire l'ordine. All'alto sacerdote Campbell va tutta la nostra gratitudine per i servizi resi dal suo ordine. Tutto alla perfezione. Sarà stato il vento.
C'è qualcuno? Attenzione, cittadini di Tannon. L'accesso al John Clavering Boulevard è ristretto agli autorizzati. Chiunque è passibile di perquisizione o arresto a discrezione della milizia. Freddo come l'arpione di un baleniere. Avrà avuto 50 anni. Combatteva per l'imperatrice. Dimenticatelo! Io ne vedo qualcuno che hai... Qualcuno mi dia una mano! Pizzo! Avvicinati, bastardo! Prendetelo! Muori!
meglio a dare un'occhiata.